Carlo, la prossima prova di critica d'arte, vogliamo una alto. Prova di critica d'arte, una prova di cultura che vede affrontarsi due squadre che si sono affrontate anch'esse sui campi di gioco, la Lazio ed il Chievo. Il risultato di Lazio-Chievo lo sappiamo già, il risultato di questo scontro non ancora. Vedete a fianco a me le rappresentanti della Lazio e del Chievo che si affronteranno, dovranno commentare un quadro di un pittore famoso, parlarci un po' anche del pittore e poi commentare il quadro. E qui abbiamo la prima, che si chiama? Laura Giovannelli Protani. Laura Giovannelli, che rappresenta la Lazio, e da questa parte? Pinacola Grossi. Pinacola Grossi per il Chievo. Allora Laura, lei è la prima, io le scopro il quadro. Paul Gauguin. Gauguin, bene. Allora spieghi Gauguin e poi scopriremo il quadro e ce lo illustrerà. Prego. Allora, Paul Gauguin è uno dei maggiori pittori francesi che si colloca nel periodo dell'imperialismo europeo, del decadentismo e dell'impressionismo. Nacque nel 1848 a Parigi, ma visse i primi anni dell'infanzia a Perù, a Lima, presso i parenti materni. Si trasferì subito all'età adolescenziale di nuovo a Parigi, dove lavorò come marinaio dapprima ed in seguito come agente di cambio presso l'agenzia di cambio, l'ho già detto prima, Bertin. Nel 1873 si sposa con una danese, dalla quale ebbe in seguito ben 5 figli, che però tra l'altro perse anche da prestissimo, Aline e Clovin. Nel 1881 scusi, si colloca... Chiedo scusa sì, io, dica. Non ho capito questo passaggio, solamente sì, questo. Sto parlando della cronologia della sì, vita sì, di Sì, non Gauguin. Ho capito questo passaggio, ebbe 2 figli... tra i quali morirono in giovanissima età, da adolescenti, Clovin, che è un bambino, morto di vaiolo, mi sembra, e Aline. Scusi, prego. Eppure pure lui ci è andato vicino, perché sì, non perché era tanto in salute come... No, egli soffriva di una salute cagionevole, tanto è vero, morì all'età di 55 anni, e questo fatto di soffrire di una salute così cagionevole lo portò a frequentissimi ricoveri in ospedale. Comunque parlavo della sua opera. Allora, nel 1881 partecipa alla prima mostra dell'impressionismo con il quadro Suzanne. Nell'anno successivo, esattamente Vabbè, no, nel 1800... Ma lei che ci ha raccontato tutti i quadri, no? No, ne ha fatto. Guardi, io tanto ho capito dove nasconde le batterie, esatto. Però prego, basta, prego. Ho le batterie che... Abbiamo capito che è preparatissima. E allora guardi un po', guardi questo quadro e ce lo illustri. Allora, innanzitutto il quadro si colloca nel periodo in cui, tra i frequenti spostamenti e viaggi che l'autore il pittore compie, si colloca nel periodo in cui è andato a Tahiti. Infatti si nota subito, si evince subito la tecnica impressionista. L'impressionismo è una corrente artistica, sì, soprattutto vabbè, ma non è che lui era impressionista solo a Tahiti. No, egli faceva parte, era uno dei maggiori rappresentanti dell'impressionismo. Infatti questo quadro ne è la rappresentanza più... Vabbè, è uno dei quadri del periodo tahitiano, sì. Queste sono le famose vainè, sì, no, infatti tahitiano. Dipinse due donne tahitiane in spiaggia e la donna con un fiore in bocca. Questo... Esatto. Ecco. Il vescovo era contento di questo? Il vescovo era contento? No, tanto è vero, no. Non era contento il vescovo. Brava, oh! No, ma brava. Non voglio condizionare il pubblico. Grazie. Questo là lo vediamo perché il vescovo, no, il vescovo gli ha bruciato un sacco di quadri a Gauguin. No, no. Dopo la sua morte il vescovo, ne ha bruciati perché sì, li considerava osceni. Sì, osceni e contro la morale pubblica. Quindi lei non vada a Tahiti e stiamo più tranquilli. Allora, per il Chievo abbiamo questa signora che ci deve parlare invece di... Francisco Goya. Francisco Goya. Intanto buonasera. Famoso pittore portoghese. No, spagnolo. Ah, lo sa, è spagnolo. Allora. Ce l'ho biografi. Buonasera, e chiedo venia per la mia raucedine. Ma non si preoccupi, chieda venia per quello che dirà, perché per la raucedine. Allora, ma no, ci parli. Ma lei no, mi vuole brava, portare Iella? No. Francisco Goya Lucientes. De Fuentes. Lucientes. Sì, Lucientes. Lucientes. Dove è il cognome della mamma, perché in Spagna... si possono avere. I padri li buttano? No. I cognomi del papà e della mamma, quindi si portano tutti e due. Vabbè, dove è nato? Goya. Se lo ricorda, allora, un paese c'ha un nome orrendo. Ma mi fa le domande o mi lascio parlare? Le faccio le domande. È nato vicino a Saragozza, in un paesino di 300 anime, ed è morto a Bordeaux, è nato nel 1746, ed è morto a Bordeaux nel 1828. Mm.
La sua opera si avvicina moltissimo al romanticismo, anzi precede il romanticismo, l'impressionismo e il surrealismo. Comunque i suoi capolavori furono soprattutto nell'età tarda, cioè dopo i 40 anni egli fece le opere più belle. L'uomo dà il meglio di sé dopo i 40. No, per un evento diciamo particolare, perché durante una grave malattia perdette l'udito e quindi per la sua sordità. Brava, era sordo come per la sua campana. Sordità si acuì la sua sensibilità e si sentì anche molto vicino a Beethoven. Bellissimo. Per questo Goya, comunque il suo talento. E Gauguin, quanti anni ci sono, lo sa? Di non lo sa, 100, no, però, esattamente 100, quasi esattamente bravo, un secolo di distanza fra loro. Ma mica esame mio. Allora, abbiamo saputo, è vissuto, è morto, era sordo. Aspetti, un attimo, volevo aggiungere. Giancarlo, io te lo voglio dire, la signora è insegnante, professoressa. No, per favore, di che? Sono solo Pina. Di cosa? No, non lo dico. Non lo dice? È una materia, insomma, sì, educazione sessuale. Comunque non sono di storia dell'arte, brava come la signorina. Che insegna? Non lo vuole dire, educazione. No, andiamo avanti. Allora, per il suo talento e per la sua bravura, fu nominato il pintore del re. Comunque, visto che il tempo non è molto... È tiranno, è limitato, non vedo l'ora di sapere qual è l'opera da commentare, nella non mia lo umiltà. Sa, non lo sa nella ancora? Nella mia umiltà e nella mia... Gliela scopro, anche grazie. Se è già scoperta abbastanza grazie. Per conto ah, suo. Beh, è la famosa... Maca desnuda. Maca desnuda. Ma che vuol dire da maca? Da premettere. Le faccio i miei bella complimenti donna. Per la pronuncia, brava. Bella. Ma io sono di Montefalcone al Fattore, provincia di Benevento, quindi è di non è che la pronuncia, quasi, la pronuncia non vedo il gesto, ma va bene. La pronuncia no, è giusto, campana. No, ma l'ha detto bene. Maca desnuda. Signora, andiamo alle spalle alla maca. Allora, come si scrive da maca premettere, come si scrive maca? Con la I, cioè, con la I lunga. Maia. Iota, con la iota. M-A-I-O-T-A. La maglia della maglia. Ma esistevano anche i maios, che erano giovani baldanzosi. Non faccio rina. Allora, Per evidenziare i pregi di questa bellissima tela in olio, bisognerebbe avere anche la maca vestita vicino. E così fare i paragoni anche. Sa, questo è per far ascolto. Noi ci abbiamo. Ma infatti fu dipinta di Pedro Almodovar. Ma lei non suggerisca, ma che fa? Dà una mano agli avversari. Il film su Francisco Goya. La mazza vestita. Il film su Francisco Goya l'ha fatto il regista Bigas Luna. Vuole avere un... Prego. Allora, nel 1800 l'ha dipinta Francisco Goya e è esposta al Museo del Prado a Madrid. E siccome questo pittore era molto sensibile... Oh, allora, attenzione, signori del pubblico! Sta a voi adesso decidere chi è stato più esauriente, chi era più preparato, chi ha spiegato meglio questi due pittori e questi due capolavori. Se Lazio, ritenete che se la sia Lazio. Cavata meglio la rappresentante della squadra della Lazio, schiacciate 1 sul vostro telecomando. Se invece ritenete che la vittoria debba andare alla signora che rappresenta il Chievo con la maca desnuda, schiacciate 2. Prego, votate, perché tra un istante sapremo. Anna Valle, la nostra... Ha già votato. La Anna maga, Valle la ha già votato, Somaia. La nostra presidente di giuria ha già votato. Se la ride sotto i baffi, sotto gli strali di Oppini. Stavo tentando di corromperla. Non sappiamo cosa abbia votato. Vediamo, forse potevi risparmiare i soldi della corruzione. Magari. No, ci ho provato. Allora, intanto vi ricordo che... per quello che riguarda Gauguin, sì, 57% per la Lazio, la quindi Lazio, la Lazio per un pelo, non per niente il risultato del campo di calcio è stato 1-0, per un pelo è in vantaggio. Qualora vediamo corrispondesse questo voto anche di Anna Valle, andrebbero i 3 punti alla Lazio. Ed è ancora Lazio, tre punti per la Lazio, grazie Anna, la nostra fascinosa, prorompente critica d'arte della Lazio ha strappato i 3 punti a questa prima sfida con il Chievo, bravissime comunque tutte e due.